La fortuna bacia ancora una volta l'Irpinia. Dopo la clamorosa vincita di 1 milione di euro con un gratta e vinci nel capoluogo, questa volta è toccato a Fontanarosa giudicarsi il bacio della dea bendata. Sono stati infatti vinti con il gioco del lotto 189.750 euro. La combinazione vincente è stata formulata nella ricevitoria di Nicola Pasquariello in via Principe di Piemonte. Per il momento il nome del fortunato vincitore resta top secret. Neanche il titolare della ricevitoria è riuscito a farsi qualche idea. Non si sa neanche se è di Fontanarosa o di qualche paese limitrofo, spiega. Comunque il fortunato vincitore è riuscito a centrare 6 ambi, 4 terni e una quaterna, con una schedina di 6,50 euro. 2, 9, 13 e 16 numeri fortunati, ma quello chiave è stato senza dubbio il 9, atteso sulla ruota di Napoli da ben 104 estrazioni. Da ieri sono state incrementate le giocate nella ricevitoria del signor Pasquariello, ritenuta ormai fortunata e quindi meta di molti speranzosi giocatori. La ricevitoria di Fontanarosa comunque non è nuova a questi colpi di fortuna. Quella di martedì infatti è la seconda vincita dopo quella di 2 anni fa, che regalò al fortunato circa 60.000 euro. Inoltre, negli ultimi 3 anni sono stati vinti per ben 3 volte 10.000 euro al gratta e vinci. Abbiamo da sempre la migliore qualità, con l'originalità di Ernesto Meda, Scavolini, Porada, Tresotto, Euromobili della Pia, ad Avellino Est, adiacente Casello Autostradale della Napoli-Bari.